L'ordinanza del Consiglio di Stato, per quanto negativa, include in sé e rappresenta in sé dei segnali, delle indicazioni sicuramente positive per quanto riguarda la prosecuzione della battaglia nei confronti dell'opificio delle Fonderie Pisano. In sostanza, finalmente si è messa una parola chiara sulla metodologia da seguire, che la Regione dovrebbe seguire per andare al riesame dell'AIA e poi alla sua valutazione se mantenere o meno l'autorizzazione di impatto ambientale rilasciata nel 2012. Secondo, finalmente entra nel processo anche la valutazione fatta dall'ARPAC come relazione depositata nel novembre del 2017, che rappresenta sostanzialmente delle criticità evidenti, grosse, dice il Consiglio di Stato, rispetto alle quali sono state date precise e puntuali prescrizioni di intervento da parte dell'ARPAC stesso nei confronti delle Fonderie Pisano. Attendiamo adesso cosa farà la Regione e cosa farà l'ARPAC, visto che sono scaduti i termini della diffida, 60 giorni, il 4 giugno, entro i quali termini le Fonderie Pisano avrebbero dovuto ottemperare e mettere in esecuzione le prescrizioni fatte dall'ARPAC. In caso contrario, ovviamente la legge prevede la sospensione dell'attività industriale. Siamo in attesa, aspettiamo con grande attenzione, ovviamente che anche con grande partecipazione. Siamo qui oggi insieme a tanti comitati in lotta da Trieste, l'altra Ilva, Taranto, gli operai dell'Ilva di Taranto, l'associazione cittadini operai liberi e pensanti di Taranto, sono qui con noi insieme anche alla Terra dei Fuochi, ai rappresentanti della Terra dei Fuochi e dell'Isochimica di Avellino, per dire una cosa fondamentale, per lottare insieme, perché sappiamo che insieme possiamo riuscire ad arrivare alla verità, fare giustizia e tutelare la vita delle persone, degli operai, dei cittadini. Siamo tutti insieme qui a Salerno per dire basta Fonderie Pisano, per dire finalmente che questo stabilimento, la nostra piccola Ilva che avvelena la popolazione di tre comuni, Salerno, Pellezzano e Baronissi, venga fermato. Quindi siamo qui a Salerno oggi per una lunga scia di fumo, a raccontare una lunga scia di fumo, viaggio nell'Italia dei veleni, proprio per raccontare tutto ciò che avviene in Italia, che si ripete allo stesso modo, con le stesse dinamiche, con le stesse complicità, con gli stessi istituzioni latitanti e complici di imprenditori disonesti come Pisano. Per questo siamo qui stamattina, abbiamo noi genitori di tutti, le mamme della chiesa di Caivano, che lottano per i loro bambini, che si ammalano, che muoiono a causa della Terra dei Fuochi, e i genitori del Tamburi Combattenti di Taranto e dell'Ilva di Taranto, che lottano per gli operai e per i cittadini, per i bambini che muoiono e si ammalano a causa dell'Ilva. Per questo siamo qui oggi, a dire basta e a fare verità e a chiedere giustizia. Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, l'associazione del comitato di Taranto, in realtà voi come operai che lavorano, che vivono l'inferno dell'Ilva di Taranto, siete qui. Perché oggi siete qui in questo convegno a Salerno? La nostra associazione comprende sia lavoratori che cittadini che, stanchi di questo non far nulla, di non avere risultati, decidono di mettersi insieme dopo che l'azienda aveva mandato nel 2012 tutte le persone e tutti gli operai per strada a bloccare la città di Taranto. Ci siamo accorti che qualcosa non andava e abbiamo iniziato a parlare cittadini e operai, ed è nato il comitato. Noi siamo qui perché c'è l'esigenza di creare rete. L'Ilva, diciamo che è la punta dell'iceberg della problematica ambientale per quel che riguarda l'inquinamento industriale. Durante il convegno stiamo ascoltando tante situazioni. All'Ilva è stato accertato che l'inquinamento, a Taranto è stato accertato che l'inquinamento è prodotto dall'azienda, la magistratura è intervenuta, però è intervenuto anche lo Stato, che ha fatto 12 decreti,
pro Ilva e nessuno a favore dei cittadini e dei lavoratori, perché i lavoratori sono i primi a subire questo inquinamento. Il lavoratore che la mattina si alza, che va al lavoro per guadagnare la sua onesta giornata, che però rischia di morire sia di malattie che di incidenti sul lavoro, perché dal 2012, da quando la magistratura ha decretato la chiusura di determinati impianti che ha riconosciuto che sono dannosi per la salute umana, nell'Ilva di Taranto sono morte 8 persone per incidenti sul lavoro. Noi siamo qui, ripeto, per fare rete, perché comunque spesso si sente parlare degli operai che sono a casa in cassa integrazione e non si parla degli operai che muoiono in quella fabbrica, che sono costretti ad andare a lavorare in quella fabbrica per poter portare il pane a casa. Di questo non si parla mai, non si parla mai che è accettato che l'inquinamento che arriva da quella fabbrica crea danni sia nella catena alimentare che a livello di respirazione. Tutto questo viene sempre distorto quando noi leggiamo i giornali, quando vediamo i telegiornali, si parla sempre dell'operaio in cassa integrazione. Ci sono 20, i numeri cambiano a seconda delle persone, ci sono 20.000, 30.000 persone che possono perdere il posto di lavoro, e le singole persone che tutti i giorni muoiono, o che i nostri bambini che nascono già con malattie derivanti dall'inquinamento, che non è solo il tumore, l'inquinamento produce tanti tipi di malattie, anche minori, che però nel tempo poi creano danni forse irreparabili. Di tutto questo non si parla, quindi ci siamo accorti che bisogna fare rete, e quindi il problema è grande, che all'Ilva lo hanno anche altre realtà, come la vostra realtà, come altre realtà dove è presente questo tipo di industria. Il motivo per cui noi ci muoviamo da Taranto e accettiamo molto volentieri gli inviti che ci vengono fatti sono questi: creare rete, trovare le cose che magari sono uguali, quasi si sentiva parlare, cioè ripeto, l'unica cosa che mi viene da dire è che la legge non è uguale per tutti. A Taranto, in uno dei 12 decreti, è prevista l'immunità per i commissari che stanno gestendo ora l'Ilva e per il prossimo acquirente. Mittal viene a Taranto e può fare quello che vuole. Se io mi permetto di fare una cosa diversa, di contestare un politico di turno, mi arrivano le denunce perché magari ho alzato la voce, mentre questi, per quel che riguarda le morti dei tarantini e dei lavoratori che muoiono all'interno dell'Ilva, non subiranno nessun processo, perché l'immunità li permette di non subire nessun processo. Raffaele Cataldi, operaio Ilva. Sì. Briganti Cosimo, operaio Ilva. Niente, come ha detto il collega, siamo tutti che stiamo patendo sia dalle malattie, dall'umore delle persone. Un po' di persone si sono arrese, però bisogna svegliarsi, è inutile. Ma io non dico vediamo noi, vediamo i bambini e ribelliamoci, vediamo loro, no, si arrendono. Un'altra cosa da dire, che per molti l'Ilva rappresenta l'economia, per noi rappresenta il tappo dell'economia a Taranto, perché secondo noi il fatto che ci sia l'Ilva non fa sviluppare l'economia in altro modo, e noi questa cosa a Taranto l'abbiamo capita, noi che un po' di associazioni hanno capito questa cosa e si stanno sostituendo alle istituzioni. Abbiamo creato un piano Taranto dove noi stiamo dando le linee guida a chi dice che non si può fare. Posso farti una domanda? Cosa dite come messaggio da operaio di Taranto, dell'Ilva, agli operai della fonderia Pisano, che sono molto di meno, sono 110, ma che non capiscono che la battaglia che noi stiamo portando avanti è anche e soprattutto per loro, innanzitutto come operai, per la loro incolumità, per la loro salute, per la loro vita e per le loro famiglie e per i cittadini che vivono intorno a chilometri e chilometri dalla fabbrica, perché questo messaggio purtroppo a Salerno non passa. Gli operai sono tutti, hanno solo paura di perdere il giusto diritto di portare il pane a casa, ma non capiscono che la loro salute, che non si può barattare la salute, la vita con il ricatto del lavoro. Questo succede anche da noi. Noi siamo, tra virgolette, una parte di lavoratori
che ha capito questa cosa dal 2012 e la sta portando avanti. Non è semplice, io mi metto nei panni dei miei colleghi di lavoro di Taranto e nei colleghi di lavoro di Salerno, però dobbiamo capire che tornare a casa, riuscire a dare, io oggi ho la barba, quando esco da lavoro e cerco di dare un bacio a mio figlio, in quel momento gli sto trasmettendo qualcosa che potrebbe essere dannosa per la sua vita. Teniamo conto che nell'Ilva ci sono, è piena d'amianto. L'amianto è stato definito cancerogeno per la salute umana. Io non so che cosa gli trasmetto a mio figlio nel semplice gesto di voler dare un bacio a mio figlio. Quindi il messaggio qual è? Io devo lavorare, lo Stato mi deve mettere in condizioni di lavorare, però non mi deve mettere in condizioni che io devo essere ricattato, che per lavorare devo creare morte a me stesso e a tutto quello che mi circonda.